Ci troviamo all'Auditorium Guarasci del Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza, in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome Down, dove sta per avvenire la presentazione del libro Questa è la mia vita di Carolina Raspanti, che è qui con noi. Ciao Carolina, com'è nata l'idea di scrivere questo libro e qual è il messaggio che vuoi trasmettere? Più che altro il messaggio che voglio l'idea di scrivere questo libro, più che altro è per la mia curiosità, un mio sfizio, la voglia di scrivere, la voglia di raccontarmi, la voglia di poter mettere su carta e penna qualcosa di mio che possa anche avere, cioè, che possa, diciamo, far sì che i ragazzi abbiano un messaggio, un qualcosa che gli rispecchi. Io sono giovane, ho 29 anni e quindi è un messaggio che lancio. E il messaggio che voglio lanciare è più che altro un messaggio verso i giovani, per le nuove generazioni prima di tutto e anche per le persone più grandi di noi. Quindi diciamo è un messaggio un po' per tutti. Nella prefazione del tuo libro si accenna alle tante soddisfazioni che hai avuto dalla tua vita. Quale di queste ricordi con più piacere? Allora, sono tantissime, però alcune soddisfazioni, come io sono una ragazza molto fortunata in tutti i sensi, in tutti i campi, delle soddisfazioni che ho avuto è sia il mio lavoro, avere dei genitori stupendi, degli amici meravigliosi, nella scuola anche quella che mi ha regalato moltissime soddisfazioni e anche un po' in generale, perché sono tantissime da dire. Ho notato che la copertina del tuo libro rappresenta i fondali marini con delle stelle marine. Come mai hai scelto proprio questa immagine? Innanzitutto amo molto il mare e le stelle marine, che sono molto belle anche da vedere, e poi questa immagine ricalca la mia passione del mare. Amo molto il mare e c'è una linea che divide la superficie dal fondo. E anche lì lancia un messaggio che spiega che non bisogna mai fermarsi lì in quella linea e in superficie, bisogna sempre andare oltre, guardare oltre, andare in profondità, scavare, guardare quello che c'è al di là di noi come persone, della società, al di là di tutto quello che ci rappresenta. Inoltre, quali potrebbero essere, secondo te, i primi passi per arrivare ad una cultura dell'integrazione e quindi superare le varie diversità che esistono? Allora, intanto ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi spazi, bisogna rispettarli, battere il ferro finché è caldo e secondo me bisogna anche cercare di. Poi ognuno di noi ce l'ha, superare i pregiudizi, superare i concetti astratti come la superficialità, come l'ignoranza, come l'ipocrisia, come la cultura, l'arte. Bisogna sempre scalfire, andare comunque oltre a queste cose, quindi superare piano piano, appunto a piccoli passi, tante cose, le barriere che ci ostacolano, le barriere nostre, degli altri, cercare sempre di essere anche ottimisti e positivi, ovviamente, quindi andare sempre al di là delle cose. Che consiglio daresti ai giovani che vogliono diventare degli scrittori come te? Oddio, non sono in particolari regole. Intanto la voglia di fare, l'impegno, l'entusiasmo, la carica, la grinta, la passione, come dire, anche la volontà nostra, di dire la nostra, di dire quello che si pensa e scrivere, leggere, fare di tutto per migliorarsi, per crescere. Grazie Carolina. Elisa Brogni per Media Terronia.